tardo pomeriggio, siamo in compagnia di Federico e Davide, i ministri, come state? Tardi, bene, siamo tardi anche noi, come pomeriggio. Sì? Beh, siete carichi per stasera, nonostante il tour, insomma, è da un po' che girate? Diciamo, arrivavamo bene, belli affaticati, ma abbiamo scoperto che, diciamo, che il nostro ente previdenziale, che è l'Impulse, ci accomuna agli sportivi, noi musicisti. Bene. E quindi abbiamo scoperto che il nostro mestiere ha più a che fare con lo sport. Con lo sport. Sarà una bellissima serata di sport. Esatto, condizioni di forma ottimale oggi. Che però effettivamente molti artisti in realtà poi usano fare moltissimo sport per poi riuscire a stare nei live, tipo chi canta, so che tipo c'era Beyoncé. Beh, no, non esageriamo. No, all'epoca non che cantava, ritiriamo tutto. Ma noi non facciamo assolutamente sport. Dicevi quindi... Beyoncé comunque. Vabbè, non è solo Rap Samuel dei Subsonica, sì, me lo ricordo, sì, che anche lui parlava della stessa cosa. Ma anche questo è un allenamento, soprattutto in Veneto, no? Invece parliamo un attimo dell'album nuovo. Per un passato migliore è uscito da meno di 2 mesi, un successo strepitoso ovviamente. Tra la top 10 della super classifica, voi immagino non ve la non fosse aspettato così tanto, però invece come vi la vivete adesso? Insomma, ragazzi, è uscito un bell'album, avete un gran riscontro. Ma guarda, la nostra vita è sempre stare in furgone, c'è semplicemente più gente davanti che canta, che urla e che poga, il che è tutto assolutamente bellissimo. Noi speravamo, come dire, che il nostro cammino tendesse sempre ad andare un po' più su. Questa volta c'è stato ancora un nuovo scalino, però voglio dire, cioè, se continui a salire è bene, se a un certo punto ti fermi e non metti il freno a mano torni giù, quindi diciamo che stiamo semplicemente continuando a salire, quindi non ci accorgiamo di niente, sinceramente. E per il fatto che cioè, siete spesso anche qui in Veneto e quasi sempre siete sold out, cioè avete un sacco di fan che vi seguono e vi seguono in modo continuativo. Sì, sì, tantissimo. Avete una ricetta o cioè, vi siete chiesti perché? Cioè, secondo me una ricetta esiste, nel senso che purtroppo noi siamo un po' nati sotto la stella della crisi discografica, che tanto era imminente e inevitabile, quindi non è che a noi ci interessasse più di tanto stare a discorrere intorno al problema. Quindi ci siamo mossi proprio con la stessa sincerità con cui abbiamo approcciato la passione della musica in generale. Credo che questa cosa traspaia molto e comunque la gente in qualche modo vede in noi delle persone affidabili e i concerti infatti oramai non sono più una band che si esibisce, certo, ma proprio un momento collettivo. Partecipazione con i fan. Quindi fanno anche davvero un sacco di chilometri, certo. E questo infatti secondo me non è proprio una vera e propria ricetta, è semplicemente una congiunzione astrale che ha fatto sì che alla fine dei bravi ragazzi che non vedono il rock come il fare i maledetti in giro potessero diventare in qualche modo portabandiera di certi valori. Certi valori. Così. Valori intesi anche forse come gadget, se si vuole. Allora, vista la monetina, sul primo album, poi. Chiamalo gadget. Deluxe, c'erano i pezzi delle vostre giacche. Avete in mente qualcos'altro? O qualcosa vi è balenato per la testa? Dici di fare ancora buste sorpresa? Sì, al posto sì, di sì, sì. Come le buste sorpresa di Pasqua, esatto, quelle che ti davano il bustone orribile. Non credo, penso che una volta che l'hai fatto una volta, due volte. No, non, ma il problema grosso vale è che. Pena. Ci troviamo sempre adesso a che fare con gente che poi stampa il nostro disco che non ha degli ingranaggi, non è così elastico, possibili, perché sennò io continuerei a fare robe del genere in continuazione, cioè assolutamente, però non ce se lo può permettere proprio per dei meccanismi industriali della musica. Però adesso in realtà quando poi avremo un po' di tempo vorremmo mandare fuori delle cose magari, cioè delle oggettistiche diverse, diciamo, okay, legate un po' più di nicchia magari. Però per ora c'è l'album e ci sta, voglio dire, cioè ci interessava comunque che quest'album fosse sulle canzoni in tutti i sensi. Sì, non doveva avere diversivi comunque. Non doveva avere, non so, provocazioni o cose che fatte per cercare di spostare ehi, siamo qua, cioè no, e anche per questo l'abbandono un po' dell'elettronica, ma essere più naturali, più acustici da un punto di vista. Quello in generale perché me l'hanno vietato. No, vabbè, adesso, adesso non fare così, però. No, il discorso è che comunque noi abbiamo avuto la fortuna comunque di avere alla fine abbastanza presto tanta attenzione intorno a noi, non solo appunto dal punto di vista di gente che veniva a vedere i concerti, ma anche dal punto di vista discografico. Ed è successo che poi quando sei giovane sei anche magari più sprovveduto e non hai le idee troppo chiare, certo, perciò ascolti tanti pareri tra l'altro di cui tu ti fidi ciecamente.
Quindi diciamo che questo disco è stato un po' un giro di vite da questo punto di vista, perché volevamo recuperare quel sano entusiasmo che avevamo all'inizio, ma con una nuova consapevolezza, magari tagliando fuori i pareri esterni che potevano essere la cosa che ci contaminavano alla fine di più. È stato forse il disco con il metodo più giusto e al tempo stesso però svolto nella maniera più sincera, e anche diretta, anche per il discorso dei giochi di parole, dei testi, che magari anche rispetto agli album precedenti hanno un peso diverso, secondo me, comunque. E poi tra le domande dei fan, perché poi abbiamo delle domande dei fan, insomma, c'è anche qualcosa del genere. Siete senza giacca, ragazzi, allora evitando la solita domanda sulle giacche, questo la evitiamo a priori. Invece, se avete degli artisti o una band di riferimento che hanno anche loro, non so, un travestimento, un particolare. Io quando ho pensato alla domanda ho pensato ai Kiss, che si è sempre con la maschera. Comunque noi siamo cresciuti ascoltando i Queen e Michael Jackson, che comunque avevano già questo senso estetico, l'araldica addosso. Potersi cambiare le giacche di Michael Jackson è sempre stato... È stato fantastico, wow. Sono d'accordo. Ma anche Freddy, che comunque cambiava a volte quattro vestiti a cosa. E comunque è un momento catartico. No, quello adesso sono i ministri, no, sono per le repubbliche, non per le monarchie. Però comunque, cioè, salire sul palco è un momento già catartico di per sé, e quella cosa lo celebra ancora meglio, divide molto più nettamente, secondo me, poi non so, anche con Miguelino, per esempio, che è lì dietro, cioè divide proprio nettamente quello che è la tua vita da quello che è il palco, perché noi il palco lo viviamo proprio come un momento di spettacolo quasi. Infatti le giacche al momento sono anche uno scoglio per noi, perché con le luci che abbiamo sul palco rischiamo davvero il caldo, l'estate, tanto quanto quelle che stanno sotto. Cioè non è una roba che aiuta l'esibizione, no, è una roba che no. È come se ti mettessero un gatto addosso e tu... Però forse vi mette dentro la situazione, vi concentrate... Ok, questa è la mia temperatura quando suono, vi importa? Beh, ultimamente io sto facendo fatica, infatti. Sì? È orribile, cominciando ad approcciare la scuola del batterista, che infatti dice, io ragazzi voglio bene, sono batterista, però non posso suonare con una giacca addosso. Non tutto il tempo. Entro con la giacca, poi dopo me la tolgo, ogni tanto anch'io mi concedo questo lusso. Ho letto in un'intervista che davate ragione a San Giorgio per quanto riguarda il concetto che c'è una situazione un po' X per le band San Giorgio rock. Quale? San Giorgio del Meio? Negro Amaro. Per le rock band italiane. Siete ancora di quell'idea lì del tipo sì, ci sta muovendo abbastanza l'indie, l'elettronica, però le rock band ma le rock band ormai il livello è talmente simile che i generi è una commistione alla fine, per cui è quasi difficile. No, secondo me invece la situazione è semplicemente che quando cominci a far musica a 14 anni cominci a far musica sulla base degli esempi di chi ti sta affascinando e chi ti sta facendo innamorare. Se non ci sono rock band in un X periodo che riescono ad avere questo appeal, non ci saranno rock band che nascono in quel periodo. Quindi se in questo periodo l'hip hop va per la maggiore, l'elettronica di un certo tipo, perché ci sono stati dei maestri comunque che gliel'hanno insegnato, e quindi bella lì, verranno più fuori robe così, esattamente come noi abbiamo nel nostro piccolissimo un po' di band, è vero che eravamo nei 90 noi quando eravamo ragazzi, quindi inevitabilmente ci ritroviamo. Noi avevamo i Green Day che stanno venendo fuori, i Nirvana e adesso qualcuno fa i ministri, quelle cose lì, adesso saremo i ministri e, sì, insomma, di ispirazione per qualcuno. Cioè per me il rock l'importante è che comunque un testimone qualcuno lo passi a qualcun altro. Sì, esatto. Perché comunque è una cosa molto aggregativa e comunque in generale spero che comunque mantenga questo tipo di filosofia, cioè nel senso non mi piacciono a me le band rock troppo incazzate, troppo cattive, fine a se stessi come progetto. Però al momento la musica elettronica, ammetto, e soprattutto l'hip hop sta diventando un po' quello che sarà un po' il futuro, l'evoluzione, quello per che per noi era il rock negli anni 90, probabilmente, ma uno lo accetta, però certo. Non è che lo deve combattere questo. Va bene, domande dai nostri ascoltatori, ce ne sono tre. Okay. Ce l'hanno mandato oggi pomeriggio, io le ho prese e ricopiate tali e quali, quindi ambasciatore non porta pena, e tutte e tre, oppure scegliete ABC? Io scelgo la B invece. Okay. La B. Vai. La leggiamo insieme. Come elaborate i testi, visto che a volte possono risultare non sesso, ma riescono a rapire le persone? Possono risultare non sesso. Allora, conoscendo il compositore, non credo che si tratti di non sesso. Io ve l'ho c'è detto, sempre io un ho, ho riportato quello che hanno scritto. Non ho voluto modificare la domanda. Beh, ma comunque...
c'è questa intenzione, assolutamente, nel senso che in realtà, per come ho la mia testa, sono semplicemente a volte dei collegamenti, o chiamiamoli sinaptici o biografici, più complessi, e quindi evidentemente, cioè, bisognerebbe passare, come dire, una serata con me, dove gli dico: guarda, questo vuol dire più o meno questo, questo me l'ha nato, sarebbe una serata quindi davvero dolorosa, una serata davvero dolorosa. No, sono serate che io non sosterrei. Sì, sì, lui non le parla, le canta, fa: ah, era per quello, vabbè. No, adesso no, non finiamo. Bassista dice così, c'è un problema. Però ecco, da un altro punto di vista mi interessa che proprio funzionino così le canzoni, proprio perché sono canzoni e non sono dei saggi di filosofia. Cioè, ci sono dei punti che proprio devono riuscire a funzionare. La canzone è già retorica di per se stesso, cioè tu stai scrivendo qualcosa e dopo ci aggiungi pure dietro la musica, ci aggiungi le luci, ci aggiungi le robe, cioè se fosse soltanto la parola. La domanda B a me non è piaciuta. Non ti è piaciuta? Se posso, allora, dire A me, scelgo la C come Catania. Bravo. Come fa il chitarrista a sudare così tanto? Ti giuro che è vero. L'ascoltatore sì, ci ha fatto questa domanda. Vuoi rispondere tu o devo rispondere io? Non rispondi tu, io. Ha un problema ormonale. Ma non è vero. Ma allora, ha una disfunzione. Io comunque, ormonale. Ecco, c'è la cosa che quando ero piccolo, alle elementari, io pensavo che fosse una cosa figa. Davvero? Sì, cioè io sudavo, credo che lo pensi ancora. Sudavo come un matto giocando a calcio davanti alla scuola elementare e pensavo fosse una cosa super yeah, cioè era una roba. Mi ricordo che pensavo che fosse figo quello e avere i polpacci grossi. Cioè mi sembrava che nell'ordine della questione proprio sociale, non fosse una cosa. Queste qua sono, sono interviste serie, però, Fede, cioè, non, perché queste qua non sono le chiacchierate da dopo concerto. Ma no, ma è vero, senso, i polpacci. Non puoi dire a Radio Servo della storia della tua vita dei polpacci. Grazie. Dei polpacci e del sudore che fa figo. Perché non, comunque, non ci credo. Leggiamo anche l'altro punto. Ah, come? Ancora. Ancora, bravo. O ancora, perché c'è un piccione morto? È caduto finché stavamo facendo l'intervista. Si può inquadrare un secondo, è di una tristezza. Poi lo inquadriamo. Come mai l'utilizzo della batteria elettronica nel penultimo disco? Che, se si vuole, il contrario di quello che ho chiesto. L'utilizzo della batteria elettronica è stata utilizzata di fatto, si può dire, nella petroliera in Sole. Sole non è che è una batteria elettronica, è un campione. Beh, comunque, io so chi è stato l'ascoltatore. Pece, hai fatto una domanda del Mega, okay? No, non è una domanda, no, del non Mega è vero, però. In realtà, cioè, abbiamo provato a sentire come suonava col rullante normale e come suonava col rullante campionato, e quando abbiamo sostituito col rullante campionato effettivamente aveva un qualcosa che era molto più new wave, cioè era proprio dentro, cioè si spostava al mondo dei 90 nel mondo degli 80, ma tipo alla Cure. Cioè poi sul Sole che ha quel riff che va no, cioè tutto così, era giusto che era proprio quello che si sembrava di conferisse, no? Per noi comunque quella potenza e quella carica in più, insomma. Poi era la prima canzone del disco. E c'era da dire una cosa, che in realtà, cioè comunque spesso nei dischi rock, anche quelli che è dopo vero, sono in batterie acustiche, in realtà hanno il campione sotto, esatto, di un altro colpo di rullante, quindi, come dire, la distinzione ormai tra elettronico e acustico in una registrazione del genere. Comunque non ha. Comunque all'ascoltatore gli consiglio l'ultimo disco dei Muse, allora, per esempio. Sì, che va bene. Ti consigliamo l'ascolto dell'ultimo dei Muse. Così, ma poi dopo scrivi a loro, immagino. Matthew Bellamy, oh, why? No. Sì, visto, beh, voi con Tommaso Colliva potreste anche sentire. Dici, no? Che per quello, Colliva, poi lo salutiamo. Lo salutiamo, va bene. Grazie, grazie. Prego, ragazzi, grazie, è stato un piacere. Grazie, poi prenderemo anche il piccione, no, anche che perché ci ha salutato. Mi sembra, è passato il cantante degli Wasp. Adoro un bagno. Grazie mille, ragazzi. Prego, ministri. Ciao.